Ciao ragazzi, oggi voglio tornare a parlare di cucina outdoor, un argomento che piace, un argomento molto dibattuto sui gruppi Facebook di cui faccio parte. Una delle domande che esce fuori più spesso è: qual è il sistema migliore per la cottura dei cibi outdoor? Quale tipologia di fornello utilizzare per preparare i nostri pasti quando siamo fuori per un'uscita? Oggi metteremo a confronto quattro sistemi di cottura molto diversi tra loro. Vedremo pregi e difetti di ciascuno e vedremo quali sono le situazioni in cui conviene utilizzare l'uno piuttosto che l'altro. Questi quattro sistemi sono gas, alcol, pirolisi e ghisa. Il gas è forse il sistema di cottura più conosciuto ed utilizzato in ambito outdoor. Negli ultimi 10 anni la tecnologia dei fornelli a gas si è molto evoluta e i prezzi si sono abbassati. Quindi ad oggi questo è un sistema che garantisce pesi ed ingombri minimi, è relativamente economico, è veloce ed è facile da utilizzare. Il fornello che utilizzo io è della Outsmart. Un fornello minuscolo in lega di titanio, leggerissimo, e nonostante questo economico, se pensiamo che solo 7-8 anni fa ce ne volevano 30, 40, 50 e più di euro per prendere i top di gamma di marche blasonate che non arrivavano comunque a questi livelli di efficienza. Capite perché dico che hanno fatto passi da gigante? L'unico inconveniente del gas è che non funziona bene alle basse temperature. Dove però per basse intendo molto al di sotto dello zero, diciamo dai meno 10 in giù. Perché è un problema? A quelle temperature i gas che sono contenuti all'interno di queste bombolette, o comunque alcuni dei gas che compongono la miscela, rimangono allo stato liquido. Stiamo parlando comunque di temperature estreme, quindi direi che nelle situazioni in cui può venirsi a trovare un escursionista medio, il gas va sempre bene. L'alcol è un sistema secondo me altrettanto veloce e facile da usare. I pesi e gli ingombri sono paragonabili a quelli del gas. È forse più economico rispetto al gas anche in termini di costo del combustibile. Ci sarebbero da fare dei conticini, ma a naso vi direi che è così. È anche più economico in termini di costo del fornello stesso. Questo qui ci viene gentilmente fornito dalla Vermont. Costa sui 15 euro ed è già un fornello abbastanza elaborato, volendo si trovano anche a meno. L'unico inconveniente che mi sento di rilevare è che l'alcol odora di alcol e a molti dà fastidio. A me personalmente no, c'è da dire che lo utilizzo raramente. Terzo sistema di cottura, fornello a pirolisi. Voglio precisare che il fornello a pirolisi non è un fornello a legna tipo la Bush Box. La Bush Box è un contenitore barra piedistallo dentro al quale si accende il fuoco e sopra il quale si poggia la pentola. E poi questo fuoco va continuamente alimentato. Il fornello a pirolisi invece va da solo, si riempie con legnetti sezionati in piccoli pezzi o con pellet, si accende il fuoco in cima, si innesca il flusso d'aria e lui porta 15-20 minuti di fiamma continua senza bisogno di un'ulteriore alimentazione. I pesi e gli ingombri sono leggermente superiori rispetto ai due sistemi visti precedentemente. Il vantaggio è che il combustibile costa praticamente zero perché lo potete alimentare con la legna che trovate direttamente nel bosco. È sicuramente un sistema più laborioso rispetto a gas ed alcol, cioè questi qui si accendono in pochi secondi. Questo qua richiede qualche minuto per essere avviato. Ad ogni modo, gli inconvenienti veri secondo me sono altri. In primis il costo. Questa tipologia di fornelli costa tantissimo. Un altro problema è che funziona un po' come gli pare a lui. Io questo ce l'ho da diversi anni e devo ancora riuscire a capirne a fondo l'essenza. Ci stiamo ancora conoscendo, diciamo così. Ma a parte queste che sono considerazioni puramente personali, andiamo ad esaminare l'ultimo sistema di cottura. L'ho lasciato per ultimo, ma in realtà è il sistema di cottura più antico. Stiamo parlando del fuoco. Fuoco sopra il quale posso mettere, ad esempio, una bella pentola in ghisa, come questa che ci viene anch'essa gentilmente offerta dalla Vermont. Ho scelto la ghisa perché è un materiale poco utilizzato, poco trattato in ambito outdoor e il motivo principale è che pesa un colpo. Quindi questa tipologia di pentole sono più adatte ad una situazione di campeggio piuttosto che di escursionismo o di trekking. Nonostante questo inconveniente rimane un materiale ottimo per cucinare, direi che il maggior pregio
di questo sistema è la versatilità. Ci potete cucinare praticamente di tutto perché la ghisa conduce il calore in maniera uniforme. Questa pentola la potete utilizzare addirittura come forno per la cottura del pane. Ok ragazzi, per oggi mi fermo qui. Volevo solo farvi questa veloce panoramica di confronto su questi quattro sistemi per la cottura dei cibi outdoor. Vi lascio i link di tutti questi prodotti in descrizione e vi lascio qui di lato un paio di video interessanti per approfondire il tema della cucina outdoor. Lasciatemi magari un commento per farmi sapere quali sono i sistemi di cottura che preferite utilizzare voi durante le vostre uscite. Vi lascio sempre in descrizione i link di tutti i miei canali social. Iscrivetevi a tutto, anche al canale, se non l'avete già fatto. State bene ragazzi, godetevi la vita e ci vediamo ad un prossimo video.